Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video della mia rubrica Giudichiamo male, anzi malissimo. L'argomento di oggi è Miss Italia, perché lo so che non lo sapevate, ma ieri sera è andata in onda sulla 7 in televisione la finalissima che ha decretato la nuova Miss Italia 2018 e quindi anche per quest'anno siamo a posto. Ovviamente siamo qua non per giudicare gli outfit, ma per giudicare tutto il resto. Diremo i top e i flop di tutto quello che è successo. Per esempio, giudicheremo chi ha vinto, le finaliste, chi mi piaceva di più, chi mi piaceva meno, ma anche i presentatori e soprattutto la giuria. Allora, iniziamo subito con i presentatori. Quest'anno è stato presentato Miss Italia da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, che io sulla carta avevo storto un po' il naso, ho detto ma non è che siano proprio i migliori. Sulla carta intendo, e anche perché Diletta io la seguivo principalmente su Instagram perché fa delle foto e anche perché è una bonazza cosmica, ho detto ma sarà brava. E invece mi sono ricreduto perché mi è piaciuta molto, si sentiva a suo agio, almeno mi ha fatto anche a tratti ridere bonariamente, e devo dire che anche in coppia con Francesco Facchinetti mi è piaciuta, cioè questa coppia l'ho trovata molto amalgamata, insomma in sintonia, mi è piaciuta molto come coppia, quindi presentatori absolutamente positive. Invece il vero tarlo di ieri sera è stata la giuria, secondo me. Innanzitutto ve la vado ad elencare e poi vi dirò il perché questa giuria secondo me è stata super sbagliata. Presidenti di giuria Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Allora, io ricordo che Miss Italia è un programma per eleggere la più bella d'Italia, capito? Quindi io mi sarei aspettato come presidente di giuria, non lo so, una modella, un qualcuno che capisce qualcosa di moda, o uno stilista, per esempio. Per esempio, Bianca Balti, secondo me, ci sarebbe stata benissimo come presidentessa di giuria. Però ci hanno messo loro, non lo so. E gli altri giurati sono stati questi. Allora, Alessandro Borghese, che è lo chef televisivo più in voga ultimamente, e quindi è uno chef che sta a giudicare cosa mangiano, non lo so. Andrea Scanzi, che è un giornalista, ci può anche stare, i giornalisti ci possono anche stare, però poi mi ci mettete Pupo, che è un cantante riciclato a presentatore, cosa ci rincastra Pupo? E poi Maria Grazia Cucinotta, che ok, è un'attrice, però io vi ricordo che anche lei partecipò a Miss Italia nel lontano 1987 e arrivò addirittura terza, quindi lei qualcosa di concorsi di bellezza ci può anche capire, quindi ci può anche stare. Ma poi mi ci mettete Filippo Magnini, che è il nuotatore. Ma è che c'era una prova di nuoto? Non lo so. Io infatti sono rimasto sconvolto dalla giuria proprio per questo, perché ci hanno messo persone così popolari solo, cioè, per guardare allo share, secondo me, o alla polemica, perché Pupo, appunto, poi ogni tanto faceva tipo una polemichina per una prova che, in questo caso, gli do molta ragione, perché c'è stata una prova per eliminare le ragazze che si mettevano due a due, schiena a schiena, e gli facevano delle domande velocissime, però molte delle domande erano delle tabelline, tipo domande di matematica. Allora, ok, che non è un concorso di bellezza, ma bisogna averci anche di più della bellezza, però se gli dite 4x4 e questa ti risponde e ti risponde giusto, non la dovete dire brava, brava, come se fosse idiota, capito? È quello che a me mi ha dato noia, a parte tutte le domande di matematica che non c'entravano niente, però quando rispondevano giusto, peggio applausi dal pubblico, e anche Facchinetti faceva bravissima, bravissima. Oh ragazzi, sono le tabelline, si imparano in prima elementare, io non lo so. Comunque, detto questo, la giuria quindi assolutissimamente flop. Io avrei messo appunto una Bianca,
una Bianca Balti o non lo so, uno stilista tipo Roberto Cavalli, una Donatella Versace, sapete, mamma che share che faceva. Comunque qualcuno che ci capiva di bellezza, di forme e di tutto quanto, qualcuno che ha partecipato a dei concorsi di bellezza. Non Pupo, per esempio, non Filippo Magnini, che ok, loro sono uomini e danno il giudizio sulla donna che gli piace a loro, però non possono essere tecnici, capito? Quello che voglio dire, non so se mi sono spiegato molto. Quest'anno la novità è che non ci sono state più limiti. Non ci sono stati più limiti di taglia, infatti anche le 46 potevano partecipare. Attenzione, attenzione, una tagliona la 46. Comunque ci sono state molte ragazze che molto belle, molto 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 belle, e c'è stato ovviamente anche un piccolo, insomma, un grande, come posso dire, bullismo sui social da parte di una delle concorrenti, perché quest'anno, parliamoci chiaro, senza peli sulla lingua, quel poco che hanno parlato di Miss Italia è stato per la concorrente, che vi vado a leggere il nome perché io con i nomi sono proprio ciaone, Chiara Bordi, la numero 8. E perché parlavano tutti di lei? Perché era la ragazza senza una gamba, con un arto finto. Ok, e quindi ci sono state polemiche, come per dire no, ma non può partecipare una con la gamba finta, oppure sì, 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 sì. Fatto sta che lei, la ragazza, è arrivata tra le prime tre. Tra le prime tre, e quindi su Twitter soprattutto le ho lette le offese, ha ricevuto una valanga di offese, perché le persone dicono ok, partecipare, perché possono partecipare tutte, partecipano le persone senza cervello, perché non può partecipare una ragazza senza una gamba, scusate, comunque può partecipare lei, però l'hanno fatta arrivare tra le prime tre per compassione, perché ci sono state tutte queste offese, perché c'è stato tutto questo bullismo e non è giusto, perché meritavano molto di più altre ragazze. Ora, io non voglio entrare dentro questo discorso, faccio solo un applauso bravo a Francesco Facchinetti, che durante appunto la diretta della finale ha preso in pugno, ha preso in mano la situazione e ha anche rivolto qualche parola verso le offese che ha ricevuto questa povera ragazza, e quindi li ha mandati tutti a fanculo praticamente, quindi bravo lui. Però le tre finaliste sono state la numero 12, Carlotta Maggiorana, poi appunto la numero 8, Chiara Bordi, la ragazza senza una gamba, e la 29, Fiorenza D'Antonio. Ok? Allora, a me di queste tre, sinceramente parlando, non me ne garbava manco una, perché le mie migliori erano, lo dico subito, vado a leggere subito il nome, la 22 mi piaceva tantissimo, Antonietta Fragasso, e lei meritava di vincere, allora l'hanno buttata fuori, tipo è arrivata tra le prime 5, penso, e anche la numero 7 mi piaceva molto, Martina Iacomelli, che se non sbaglio è anche qui di Pisa, di Marina di Pisa, di insomma era toscana, quindi lei e Antonietta mi piacevano moltissimo, quindi loro dovevano andare in finale. Delle tre comunque che sono arrivate in finale, tra Carlotta la 12, Chiara la 8 e Fiorenza la 29, secondo voi io per chi ho tifato? Per quella che ha vinto? No, perché voi che mi seguite anche quando parlo di tutti gli altri reality sapete che la persona per la quale io tifo perde sempre, infatti io tifavo per la 29, la 29 Fiorenza, che non ha vinto ma è arrivata seconda. Chiara Bordi, la numero 8, la ragazza senza gamba, è arrivata terza, e ha vinto insomma la 12, Carlotta Maggiorana. Ora, bellissima ragazza, non ho niente in contrario, però, ma volete mettere, ragazzi, ve la ricordate Miss Italia 2008 vinta da Miriam Leone? Lei era una vera Miss Italia, ragazzi. Secondo me Miss Italia è finito dopo la sua vittoria. Nessuna mai
può essere più bella di Miriam Leone, secondo me, la Miss Italia più bella del mondo. La Miss Italia più bella del mondo, se fossi donna vorrei essere lei. E ovviamente faccio una parentesi speciale per Miss Social, che per il secondo anno c'è anche la fascia di Miss Social, e io lo dico perché siamo sui social e perché i social sono molto importanti. L'ha vinta, ovviamente, grazie mille, la 29 Fiorenza D'Antonio. Adesso, io vi ho detto tutto quello che mi ero scritto nei miei appunti. Scusate se ogni tanto guardavo di là, ma siccome ho cambiato fotocamera dovevo vedere se ero un po' a fuoco oppure no. Ma comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso tocco a voi e mettete qua sotto il like ovviamente a questo video, commentate dicendo ovviamente per chi tifavate, se siete contenti che abbia vinto la numero 12 oppure no, e ditemi anche delle polemiche della numero 8, se siete d'accordo che abbia partecipato oppure no. Ovviamente non offendete nessuno, iscrivetevi al mio canale e andatemi a seguire su Instagram, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!